Buongiorno mondo. Buongiorno mondo. Allora, intanto mi stavo mettendo gli orecchini che mi ero domantecata. E poi ho dei capelli assurdi stamattina che non si sa come vogliono stare, però vabbè. Allora, questo è un video serio. Cioè, non che gli altri non erano seri, però nel senso ho pensato dopo comunque circa una decina di video di parlarvi un po' di me, così che magari iniziate un po' anche a conoscermi e comunque a conoscere anche un po' la mia storia. Però prima metto gli orecchini. E questo è il primo video in cui parlo, quindi il mio primo videoblog. E di solito non mi piace, devo dire. Non sono una che parla tanto e poi mi sento, cioè, fino a ieri e comunque tuttora, mi sento abbastanza ridicola a parlare davanti a una telecamera, però possiamo superarla questa cosa. Allora, non è facile. Allora, premetto che non è semplice, premetto che avrei voluto raccontarvi una storia molto più allegra sulla mia vita. Premetto che non sono morta, quindi sono qua, cioè, sono viva, quindi cioè, non è tragica la cosa. C'è gente che sta peggio, molto peggio, e questo lo so e lo ridirò fino alla morte. Non mi interessa se quando uno dico racconto che cosa ho avuto, racconto comunque la mia storia, iniziano a dirmi: oddio, ma come fai? Come hai fatto a superare tutto? Hai avuto bisogno di uno psicologo? No. No, perché il mio, diciamo, non motto, però comunque il mio modo per andare avanti sempre è sempre stato quello di pensare che comunque c'è chi sta peggio. E credo che sia il modo in cui tutti dovrebbero vedere qualsiasi disgrazia gli succeda. Ovvio che se è comunque una disgrazia molto grande è facile parlare, cioè è facile dire sta meglio di noi, cioè, c'è qualcuno che sta peggio di noi. Poi quando tocca a te la cosa dici, cioè, alla fine che cazzo me ne frega che c'è qualcuno che sta peggio. Intanto però sto male io. Per gli altri a volte te ne freghi, insomma, un po'. A volte degli altri ti interessa e non ti interessa. Perché alla fine è giusto anche pensare un po' a se stessi. Però, vabbè. E niente, inizio. Se no la tiro lunga e non inizio quel discorso vero. Ora inizierò a ridere, lo so già, però vabbè, fa niente, quando io mi rendo nervosa inizio a ridere perché non lo so, sono fatta così. Comunque, un bel respiro. Allora, sono sempre stata comunque. Non ho mai avuto particolari problemi, cioè la mia salute è sempre stata ottima, devo dire. Come tutti ho avuto le mie influenze, come tutti ho avuto tutto, varicella, morbillo, tutto, orecchioni, tutto io. Però vabbè, cose che comunque hanno, cioè, il 100% delle persone, nel senso, cose normali. Andava tutto bene fino a 5 anni fa, più o meno tra il 2006 all'incirca, quando ero in seconda superiore e mi sveglio una mattina e praticamente. Diciamo che nella mia visuale, inizio a vedere delle macchioline nere. No, cioè, mi davano fastidio perché comunque non è che mi era diminuita la vista, però all'interno della mia visione ottica, diciamo, vedevo questi puntini, pallini neri nell'occhio destro. Nel sinistro vedevo benissimo. Nel destro vedevo questi puntini neri. Nella mia visuale, però comunque all'inizio non ci ho fatto caso perché vabbè, avevo 15 anni forse, cioè comunque i miei mi dicevano: no, sei sicura? Dicevo: sì, ma non è niente, cioè, ma va, andiamo all'ospedale, comunque andiamo a farti vedere. E ovviamente io non ci volevo andare perché sappiamo tutti a 15 anni come prendi queste cose, cioè pensi che la maggior parte delle cose succeda agli altri e non succeda a me, te stessa. Forse questo lo penso ancora un po',
devo dire che spero sempre che succeda agli altri piuttosto che a me, e penso sia ovvio a tutti pensare così. Però adesso so che può succedere, cioè nel momento in cui ti succedono le cose poi capisci che tu non sei immune da niente, cioè non sei immune da nulla e le cose succedono a tutti ed è successo anche a me. Quindi niente, torno al discorso. Ho fatto qualche giorno a vedere questi pallini a non voler andare al pronto soccorso, fino a che praticamente questi pallini, che erano della dimensione circa di qualche millimetro, hanno iniziato praticamente ad oscurarmi tutto il mio occhio, cioè tutta la mia visione che avevo dell'occhio destro era praticamente scomparsa perché queste macchioline nere avevano iniziato a ingrandirsi, fino praticamente dopo circa una settimana. Hanno completamente oscurato la mia visione ottica dell'occhio destro e lì mi sono preoccupata. Inizialmente ero traumatizzata, avevo capito che comunque c'era qualcosa che non andava, perché se uno soffre di miopia o comunque non ci vede più, cioè inizia a vedere sfocato, di sicuro la vista non ti va via da un giorno all'altro. E soprattutto io non vedevo sfocato, cioè io quello che vedevo lo vedevo nitido, quello che non vedevo, non, cioè lo vedevo nero. Quindi so, io sono miope di mio già da prima, quindi so che cos'è la miopia e so come si sviluppa, ecco. E quella avevo già capito che non era miopia. Vado, io faccio i nomi perché tanto non mi interessa. Sono andata a San Carlo, a Milano. Ho richiesto alcune visite dopo, cioè mi sono fatta, diciamo, visitare da un oculista, il quale, e qua mi viene da ridere perché purtroppo siamo in Italia, ma credo che, boh, non lo so, non voglio neanche dilungarmi poi su cose che, vabbè, questo oculista, dopo avermi visitato, la sua diagnosi, comunque quando mi ha rilasciato il foglio d'uscita, è stato praticamente normali macchioline che comunque tutti hanno, e lo stesso oculista mi fa: anch'io le vedo, cioè non c'è nulla di strano nel vedere queste macchioline. Succede quando guardi in alcuni punti, vedi queste macchioline, e dice: ma cioè io non ci vedo, cioè io noto che si stanno ingrandendo, gli dicevo. E lui diceva: tutto a posto, così. Siamo andati via da lì perché comunque i miei sapevano che c'era qualcosa che non andava e sapevo che dovevamo comunque continuare a fare altri accertamenti. Non mi sarei certo fermata a quell'oculista, scusatemi il termine, ignorante anche soprattutto, che mi ha detto queste cose. Al che siamo andati, non mi ricordo ora bene in che ospedale perché li ho girati tutti praticamente, comunque sempre in zona Milano perché abito qua a Milano, e mi hanno fatto accertamenti più approfonditi all'interno praticamente del nervo ottico, all'interno dell'occhio praticamente. E finché hanno praticamente riscontrato che il nervo ottico era lesionato. Quindi non si trattava. C'era chi mi diceva magari la cataratta, cosa che non c'entrava assolutamente nulla. Però uno facendomi una visita oculistica non poteva assolutamente trovarmi nulla. Nel momento successivo in cui hanno fatto delle visite praticamente dietro all'occhio, hanno scoperto che il problema derivava praticamente dal nervo ottico. E vabbè, lì non capivo bene, nel senso che all'inizio, vabbè, ok, nervo ottico, quindi, cioè, spiegatemi cos'ho, cioè, vedrò ancora o non vedrò più, cioè. Ho fatto praticamente 2 settimane completamente inondata da visite, ospedali, ricoveri, cioè ero completamente piena fino qua. A 15 anni poi credo che sia una cosa, cioè, che spero che non capiti a nessuno davvero. E finché, e ringrazio davvero, cioè, non so chi mi ha guardato da laggiù, mi hanno portato con la tubolanza all'ospedale di Garbagnate, dove c'è la neurologia, e lì è iniziato il mio calvario. Calvario, devo dire, da quale adesso mi vedete sono qui, sto benissimo e mentalmente più o meno sto bene, però dipende dai giorni, da come va la luna, diciamo. E però comunque devo ringraziare tutti i medici cioè, che lavorano all'interno dell'ospedale, ma comunque della neurologia, perché
dove sono stata ricoverata. E niente, dopo varie risonanze magnetiche, facendomi questa risonanza, diciamo che hanno riscontrato queste placche. Queste placche che potevano essere due cose, da come mi hanno spiegato. Ora, il mio medico a me parlava in un modo abbastanza alla buona, ok? Perché, ok, poteva parlare con i miei e quindi spiegare tecnicamente che cos'è che avevo, ma nello stesso tempo ho trovato per fortuna un dottore che comunque aveva visto, aveva capito che io volevo sapere, ok, avevo 16 anni, 15, quello che avevo, ma comunque la salute era la mia e io volevo essere al corrente di quello che mi stava succedendo. Quindi ha cercato in tutti i modi di farmi capire, senza usare termini, diciamo, specifici che io non avrei capito una beata mazza. E in pratica mi ha spiegato che queste macchie potevano essere due cose. Poteva essere un tumore, questa placca enorme che avevo all'interno del cervello, comunque come mi aveva spiegato lui più o meno alla buona, potevano essere un tumore o poteva essere una malattia.